mattino, gelso umido della notte, luna d'oro del mio cielo, madre santa di Gesù. Santa di Gesù, spera in te, il navigante, sogna te, chi soffre muore, ave stella del mattino. Gelsomino della notte, luna d'oro del mio cielo, madre santa di Gesù, raggia stella, santa e pia, gelsomino della notte, luna d'oro del mio cielo, madre santa di Gesù, madre santa di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Lewis Carroll è l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie. Più o meno lo sapete tutti la storia, no? Questo grande specchio in cui Alice entra e lì cambia il suo mondo. Un mondo fantastico, un mondo incredibile. Ecco, stasera il mio compito, molto bello, è quello di farvi entrare non nello specchio di Alice, ma nello specchio di Maria Valtorta. Alexis, vi dicevo, di Lewis Carroll, il quale ci ha raccontato di Alice nel Paese delle Meraviglie. E stasera il mio compito non è solo quello di non farvi addormentare, quindi sveglia, ma è quello di farvi entrare nello specchio di Maria Valtorta. È un dono che mi è stato fatto, incredibile. Però lo so che qualcuno di voi la conosce bene, qualcun altro no. Per capire Maria Valtorta, però, bisogna entrare nello specchio. Tutti, se non entri nello specchio, non puoi capire in cosa consiste lo specchio. In quella che noi cattolici, ma non solo noi, chiamiamo mistica. Devi entrare nella dimensione della mistica, cioè la mistica non è altro che l'unione gustata con Dio.
E tutti i battezzati sono chiamati a questa vita. Poi c'è chi ci arriva, chi non ci vuole arrivare e chi, non, e chi neanche parte, perché si è dimenticato dei doni. Ma il battesimo ci porta in questa dimensione, vivere con Dio. Dice, beh, in paradiso? No, ora, ora, ve lo ripeto, ora. Sì, va bene, per i santi, no, per te. Tu sei chiamato a questo. Se non lo sai, va bene, mio compito ricordatelo. Maria Valtorta ci aiuta a entrare in questa dimensione. Scusate se utilizzo questo termine molto, molto greve, ma insomma va bene, è per intenderci. Chi è Maria Valtorta? O meglio, chi è stata Maria Valtorta? Maria Valtorta nasce il 14 marzo 1897 a Caserta e muore, così arriviamo subito al dunque, cioè va in paradiso, il 12 di ottobre 1961. È figlia unica di due genitori lombardi, uno è di Cremona e l'altro di Mantova, ma lei nasce a Caserta casualmente perché lui era, il papà era maresciallo di cavalleria e il reggimento era a Caserta e quindi nasce a Caserta, per 18 mesi è lì. Maria Valtorta però ha una particolarità subito. La prima è che è rifiutata dalla madre e sarà perseguitata dalla madre fin tanto che la madre nel ottobre del 1943 morirà, proprio perseguitata. Se volete un'immagine terribile di sua mamma, è una bella arpia, è un'arpia. Ma che Maria Valtorta ha accettato e ha anche pianto quando lei è morta, perché sapeva che sarebbe rimasta sola. Maria Valtorta ha la vita segnata da un avvenimento che lei vivrà a 4 anni. Cari adulti, fratelli e sorelle, quando pensate che i ragazzini non capiscono niente, 4 anni. A 4 anni lei è a scuola all'asilo e dalle suore di Milano e adesso all'Istituto Bianconi e lei vede un Gesù deposto, morto, e si infiamma d'amore per questa statua. Le sue amiche scappano tutte, per lei invece era un dono grandissimo. Lei dice, da quel momento io ho scelto. 4 anni. A questo punto scriverà 45-46 anni dopo, scriverà, se da quel momento mi avessero fatto vivere in un carnevale continuo, io comunque sarei tornata al mio Gesù morto con tutti i dolori che aveva. Dice, una cosa unica? Sì, una cosa unica. Maria Valtorta fa una vita normale, se si può dire. Rifiutata dalla madre, viene mandata a scuola, fa tutte le scuole fino alla seconda superiore, poi sua madre si invaghisce, deve fare scuole tecniche, non le farà, sarà bocciata, quindi a casa. Subito dopo, verso la fine della prima guerra mondiale, lei ha 18-19 anni, farà andrà nell'ospedale militare di Firenze ad aiutare i soldati e lì scoprirà la miseria dei soldati e lì si offrirà prima alla misericordia di Dio per la salvezza di questi soldati, offrirà la sua vita. A Firenze desidererà anche sposarsi, ma sua madre, arpia, glielo impedirà. Forse è provvidenziale, 2 volte,
forse provvidenziale. Il risultato sarà quello che sente, il suo desiderio mai realizzato. Nel 1920 sta andando per la strada con sua mamma, sono a braccetto. Arriva il figlio della sua sarta che al grido a morte i militari e i borghesi spranga lei alla basso schiena. Risultato, stesa per terra, e da quel momento comincerà ad avere problemi enormi alla schiena. Andrà per 2 anni dai suoi parenti giù in Reggio Calabria, ma di fatto non si riprenderà più, avrà sempre difficoltà. Nel 1924 Maria Valtorta, meglio la famiglia di Maria Valtorta, per ragioni particolari, si trasferisce a Viareggio e da quel momento non lascerà più Viareggio. 1924. Lei aiuterà nell'Azione Cattolica, terrà delle conferenze e sarà molto valutata per questa sua capacità, certo, di signorina ben educata, piccolo borghese, si diceva una volta. Nel 1934 si offre alla giustizia di Dio per la salvezza degli uomini. Continua per 1 mese a offrirsi e il Venerdì Santo del 1934 il Signore l'esaudisce. Da quel momento sarà bloccata a letto e da quel letto non scenderà più, se non da morta. No, veramente una volta tenterà di stare in piedi, ma farà 3 o 4 passi e poi crollerà perché non poteva. Questo è l'inizio del suo calvario, era già cominciato, ma qui diventa importante. Ogni tanto avrà delle brevi visioni, ma niente di più, così immagini fisse. 1934, a letto, arriverà Marta Diciotti, che è presa come donna di servizio da sua madre, ma poi diventerà, in italiano si dice famiglio, cioè diventerà la sua amica, parte della famiglia, l'aiuterà, passerà tutto il resto della vita lì, erediterà tutto, per cui erediterà quel poco che c'era da ereditare. Dal 1934 fino al 1942 la sua vita è chiusa in una solitudine tutta particolare, in una lotta continua con sua madre, cioè sua madre contro di lei, che arriva a delle angherie incredibili. Si racconta che una volta, e la racconta il suo parroco, lei corre dietro al parroco che gli porta la comunione e dice: mi raccomando, mia figlia è matta, lei venga una volta ogni 40 giorni a portare la comunione, ma non di più, non bisogna esagerare. Maria Valtorta, potete immaginare, avrebbe voluto fare la comunione tutti i giorni, non era possibile, la madre. Il 1942 però cambia la sua vita, entra nella sua vita padre Romualdo Migliorini, servo di Maria, superiore del convento di Viareggio, nella chiesa di Sant'Andrea a Viareggio. Diventa il suo primo e unico direttore spirituale. Sapendo le capacità di scrivente, Maria Valtorta, intanto che i suoi amici facevano un tema in classe, uno, lei ne faceva 8 e tutti diversi. Quindi aveva una capacità di scrizione incredibile. Però di matematica niente. È scritto, dice, io non riuscivo a capire le frazioni. Io con le frazioni non ci capivo niente. Il risultato è bocciata, è stata bocciata, perché non capiva le frazioni. Va bene, per dire che era una di noi, persona perfettamente normale. Nel 1942 padre Migliorini gli chiede di scrivere
la sua autobiografia spirituale e lei, in obbedienza, scrive quello che potete trovare laggiù nel banchetto dei libri, l'autobiografia, 500 pagine. Le scrive in 2 mesi. Si arriva all'inizio del 43 e lei a un certo punto è finita, arriva fino lì, ma il 23 aprile 1943, venerdì santo, circa alle 11:15 più o meno del mattino, lei ha la prima locuzione interiore, cioè Dio gli parla nel cuore. Lei è spaventata, chiama Marta Diciotti e gli chiede di andare a chiamare Padre Migliorini. Padre Migliorini arriva e lei dice: mi è accaduto questo, che faccio? E Padre Migliorini ha un'intuizione incredibile, gli dice: scrivi. E da quel momento Maria Valtorta comincia a scrivere quello che sente. Oggi, se prendete il libro che trovate lì in fondo, i quaderni del 1943, ci sono scritte quelle locuzioni. Sono locuzioni interiori, ma lentamente le locuzioni si trasformano in qualcosa di visibile. Verso il dicembre 1943 e il gennaio 1944 le locuzioni diventano vere e proprie visioni del Vangelo. Cioè lei vede, ascolta, osserva, percepisce i colori e anche le voci, percepisce i profumi e percepisce anche l'umido e il secco. Lei vede, lei presente, la vita di Gesù. Dall'inizio, dal concepimento della Vergine Santa, negli anni, fino al 23 aprile 1947, in cui termina tutta questa scrizione, in una continuazione assoluta. Cioè, voglio dire che continua a scrivere, ma non solo questo. Io adesso lo so, siamo a livello di incredibile, perché lei scrive, ma dice: vabbè, è una forma di scrittura automatica, come tra spiritisti? No, assolutamente. Lei scrive quello che decide lei, quello che ascolta e come lei vede, con le sue capacità. Adesso l'Evangelo, come mi è stato rivelato, sono 10 volumi, sono lì e c'è scritto tutto questo. Comincia nel gennaio 44. Io, il tempo è molto breve, vedremo poi di farvi capire come. Solo che quello che scrive è esattamente quello che vedeva, ma quello che vedeva, percepiva, ascoltava, eccetera, non è semplicemente un lavoro di fantasia. Abbiamo scoperto dal 2012, badate bene, abbiamo scoperto, hanno scoperto, ma poi ci siamo andati dietro tutti, attraverso un ingegnere francese, l'ingegnere Jean-François Lavey, abbiamo scoperto che tutto quello che Maria Valtorta scriveva, senza a saperlo, era esattamente preciso. A tal punto che oggi ci poniamo il problema: va bene, e allora che cos'è quello che Maria Valtorta ha scritto? Va bene, adesso ci sono altri elementi. Lei finisce nel 47, poi lentamente cala il numero di le ore di iscrizione fino al 48, poi diventa una cosa, poi praticamente cessa, fino al 1956. Nel 1956 comincia a dare segni di assenza. Perché? Nel 1947, sono delle date, lei aveva offerto la propria intelligenza e l'approvazione da parte della Chiesa, che così desiderata da lei,
di quello che allora erano, non era ancora il poema dell'uomo Dio, erano i fogli, la vita di Gesù, li offre al Signore. Nel 1956 lentamente si assenta e nel 1959 la Chiesa mette all'indice quello che allora si chiamava il poema dell'uomo Dio. Poi morirà dopo qualche giorno all'ospedale, morirà nella sua casa di Viareggio, di via Antonio Fratti, al 257, praticamente insieme alla sua donna di servizio, che ormai era sorella, amica, famiglia. E dopodiché comincia un'altra storia, comincia la storia di quello che lei ha scritto. Ora, questo qui è velocemente quello che ha scritto. Ma quello che ha scritto, vi ripeto, lei l'ha scritto di getto, l'ha scritto senza mai tornare indietro, e ha fatto delle esperienze incredibili, esperienze di vita interiore, di illuminazioni, di profondità, di visioni teologiche e umane, che lascia stupiti. È un unicum in tutta la storia della Chiesa. Dice, ma però c'è la Beata Caterina Emmerich, c'è la Venerabile da Greda del 1600 che hanno scritto la vita di Gesù. Sì, ma queste due bravissime e sante persone hanno avuto, la prima, la Beata da Greda, aveva riscritto e riscritto, ampliandola secondo i suoi desideri, quello che il Signore gli aveva fatto vedere. La Beata Caterina Emmerich aveva invece avuto come strumento di scrizione, lei era analfabeta, aveva uno scrittore, un poeta, il quale anche lui ci fa dentro. E il risultato è che quello che Maria Valtorta, sì, quello che la Beata Caterina Emmerich gli diceva, lei poi alla fine se l'è cambiato un po'. In Maria Valtorta non abbiamo niente di tutto questo. Quello che lei ha scritto è quello che ha visto e nessuno ha cambiato. Nessuno ha modificato. Quindi siamo sicuri. A tal punto che adesso, di fronte alla realtà di quello che ha scritto, non si può più dire che è un bel romanzo della vita di Gesù. Quando nel 1960 sull'Osservatore Romano è pubblicata la messa all'indice, c'è un commento a lato in cui, senza firma, ma questo non vuol dire, in cui si dice che è una vita malamente romanzata di Gesù, e che quando qualcuno si metterà a studiare scoprirà gli anacronismi, le contraddizioni e così e quant'altro, per cui senza valore. Oggi noi sappiamo che questo non è vero. Maria Valtorta non sbaglia mai. Questo significa che ci troviamo di fronte, per l'ampiezza e la vastità di quello che è successo, ci troviamo di fronte a qualcosa che dobbiamo riconoscere miracolo. Un miracolo storico. Ma bisogna stare attenti. Miracolo storico non vuol dire romanzo fantastico, scritto bene, ma neppure quinto Evangelo. Non è né il quinto Evangelo, perché i Vangeli sono sempre quattro, né un romanzo di fantasia. Che cos'è allora? Io ritengo che si possa parlare di commento miracoloso del Vangelo.
commento miracoloso del Vangelo, solo che invece di essere un commento tecnico nel senso esegetico del termine, in cui quei professori di cui abbiamo tutti la somma stima si arrabattano per cercare di arrivare al dunque, qui è semplicemente la ricostruzione pari pari di quello che è successo. E allora, esaminando quello che oggi si chiama l'Evangelo, come mi è stato rivelato, si scopre che Maria Valtorta anticipa le scoperte archeologiche. E questa non è una cosa banale, Se una scala viene nella roccia viene scoperta nel 1955 e Maria Valtorta l'ha scritta nel 1945, mi dite come ha fatto? Dice, beh, ma spiritismo? No, carissimi, perché se uno sapesse e conoscesse di cosa parlano e trattano gli spiritisti, saprebbe che una roba del genere non può essere. Specialmente poi se capita non una volta casualmente, ma sempre. Il mondo che Maria Valtorta scrive e descrive è antecedente all'anno 70, cioè quando le legioni romane spianano la Palestina. E lì da quel momento non ci sarà più l'Israele, perché inizia la dispersione. Maria Valtorta questo lo sa, ma lei descrive un mondo precedente, costumi, usi, modi di dire e di fare sono quelli precedenti. Non si può parlare di Maria Valtorta come di un romanzo, di una vita di Gesù malamente romanzata, ma di un commento miracoloso al Vangelo. Commento non solo, perché poi ci sono anche alcuni tratti della vita del martirio di alcuni dei primi santi. Santa Fenicola, lo so, nessuno di noi l'ha mai sentito, ma lì ad esempio c'è la descrizione del martirio di Santa Fenicola e poi è di altri. Ma quello che serve sempre è restare a livello di vita mistica. Senza di questo non si può capire niente. Adesso lascio la chitarra non a Ivano Conti, il quale ha preso un brano molto breve di Maria Valtorta e l'ha musicata. È quello che uso io in tutte le volte che una volta al mese ho la trasmissione su Maria Valtorta a Radio Maria, e questo è il nostro tema, ecco, stasera. Allora facciamo un intermezzo musicale con lui, che è venuto gentilmente qui apposta. Prego. Stella del mattino, gelsomino della notte, luna d'oro del mio cielo, madre santa.